Siamo sulla vittoria dell'Ucraina. L'Italia ha inviato diverse tranche di aiuti militari, che rimangono però segretati. Già ordinato il via libera a nuove esercitazioni militari per preparare le truppe al fronte in Ucraina all'uso di armi nucleari non strategiche. Il governo italiano avrebbe deciso di varare un nuovo pacchetto entro il G7 di Pund in calendario a giugno. Armi con le armi. Carri armati, artiglieria pesante, mezzi per la difesa aerea e non solo. Da Europa e Stati Uniti la promessa di potenziare gli aiuti militari all'Ucraina. Fronte di guerra in Ucraina, 800° giorno di conflitto. Ucraina, Macron torna a evocare l'invio di truppe nel caso di avanzamento di Mosca. Buonasera a tutti. Mi chiedo come siamo arrivati a questo. Come è possibile che passo dopo passo ci hanno trascinato sull'orlo di una guerra mondiale? Io sono preoccupatissimo, perché non mi rassegno e non mi rassegnerò mai a un'Italia, a un'Europa trascinate in guerra. Ed è per questo che diciamo no a più armi, no all'escalation militare, no a un conflitto armato dagli esiti imprevedibili. Ci hanno insultato sin dall'inizio, vi ricordate? Ci hanno dileggiato in tutte le trasmissioni TV. Quando è stata scelta questa strategia, non solo i governanti sono andati avanti decisi, non solo sui vertici della NATO, ma c'è stato tutto un corredo, una campagna mediatica di accompagnamento. Ma noi su questo punto non abbiamo mai avuto 10 posizioni. Abbiamo riflettuto al nostro interno, ci siamo confrontati, abbiamo valutato tutti gli scenari e abbiamo da subito condiviso una linea politica univoca. Vogliamo essere costruttori di pace.